città piuttosto dura, dipende quanto puoi pagare. E tu che sai quali porte aprire, sembri sapere come va a finire. Sei qui per dire che il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. Come ci eravamo proposti, abbiamo trasmesso al candidato sindaco del centro-sinistra i contenuti elaborati in questi 3 mesi di lavoro, 6 mesi di lavoro anche per le primarie. Un incontro interessante, a noi serviva e credo che servisse al centro-sinistra dare forza ai contenuti della sinistra della coalizione che sono nel nostro programma, sono stati recepiti, saranno recepiti, fanno parte della costruzione del programma insieme. Beh, adesso possiamo dire che Tenere Bene Comune ha compiuto il suo percorso, continuerà a fare l'elaborazione insieme al discorso che il territorio ha avviato, la partecipazione, ma soprattutto credo abbia dato un grande contributo. Alle primarie c'è stato un leale confronto, ora questo percorso è al servizio e serve tutto il centro-sinistra. Intorno a Passoni e alla sua associazione Torino Bene Comuni si è riunita una area di donne e di uomini progressisti e di sinistra da sempre impegnati in politica e che condivide nelle linee essenziali di fondo il progetto che io propongo per Torino e ha deciso di sostenere la mia candidatura. È stata una discussione come le tante che sto facendo di merito, concreta. Abbiamo parlato di Torino, del suo futuro, dei tanti problemi che vanno affrontati per dare soluzione alle sfide che la città ha davanti e soprattutto per restituire certezza di lavoro, di reddito, di vita ai tanti che guardano la propria vita con preoccupazione. Che si fanno, la variante 200 e tutto quello che si deve fare, non siano soltanto frutto di una progettazione da parte degli uffici comunali, degli architetti, degli urbanisti, di tutti quelli che, diciamo, lavorano a quel progetto, ma poi ci sia una verifica con i cittadini che vivono nelle aree, nei quartieri, nelle zone in cui quegli investimenti si fanno. E mi pare una cosa giusta, perché è chiaro che noi abbiamo il dovere di, come dire, costruire gli interventi di trasformazione insieme alla gente che poi quelle trasformazioni le vede, le vivrà nel proprio quartiere, nel proprio territorio, nella propria via, nella propria piazza. Su questo territorio ci aspettiamo che questa progettualità complessiva che dovrebbe investire la barriera allargata, prima con Urban 3 poi con variante 200, sia portata a compimento dall'amministrazione comunale facendo il lavoro politico, cioè seguendo la progettazione affinché si pensi complessivamente al territorio e a chi lo abita, quindi insieme alle case, ai servizi, gli spazi per l'aggregazione. E chiediamo anche a Piero Fassino di farsi carico di quelli che noi definiamo un po' i buchi neri, delle questioni annose legate alla deindustrializzazione del territorio, uno per tutti la manifattura tabacchi, un altro può essere i laghetti di Falchera. Sono questioni importanti che vanno naturalmente molto oltre le competenze comunali. Pensiamo che il ruolo nazionale e l'esperienza che Piero Fassino ha possa aiutare la barriera finalmente ad affrontare in maniera complessiva queste questioni.